buonasera. Buonasera. Non c'è la coda, no. C'è la barba in più, niente. Non è Enrico Ciaccio, è Valentina Cristiana. Cristiani, stasera c'è Fabrizio Sola. Co-conduciamo noi. Buonasera a tutti. Buonasera. Ti mancano un po' di ricci e capricci, è vero, anche. Ricci, Enrico, intanto lo salutiamo. Un abbraccio caro, vedi di guarire in fretta perché non, senza di te la trasmissione non è uguale. Ma l'ha già detto, lunedì alle 18 è già qua. È già qua lunedì. Ecco, cercheremo di fare il possibile e intanto presentiamo gli ospiti, che però ci pensa Valentina, che è molto più brava di me. Perfetto. Io partirei subito alla tua destra. Ho il vicepresidente AICS del Comitato Regionale. È con noi Davide Grilli, con grande buonasera piacere. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ciao Fabrizio, ciao Valentina. Ciao Davide, ciao. Con te parleremo di una tavola rotonda e di quant'altro, ma io adesso non snocciolerei ancora tutto. Sì. Aspettiamo. Poi Fabrizio, alla mia sinistra ho una persona molto genuina, sempre con il sorriso stampato in faccia e anche negli occhi, potremmo dire, la bellissima Natasha Ketchup Merighi, che è una speaker di Punto Radio. Buonasera, grazie della presentazione. Buonasera a tutti. Tra l'altro, se guardi anche Fabrizio, il bellissimo outfit che ha, è di Mona Lisa in via Marconi 3. Cosa ne pensi? Ah, della Katia, bello, molto bello. E fra l'altro indossato da lei, che è la regina della piazzola, quindi non è mica poco. Esatto. Cioè partiamo anche da questo presupposto. Ma non è la regina della dimmi. Ma invece il tuo outfit, no, parlando pensa anche, che strano, guarda, prima dicevamo questa cosa qua, stranissima, c'ho pantaloni e camicia di Nat, che c'ha un 3-4 banchetti in piazzola ed è, come ho detto, la regina della piazzola. Quindi devo confermare. Fantastico, stasera è fantastico, non lo sapevo, è fantastico. Vi siete proprio trovati, possiamo dirlo. Vabbè, con Nat ci conosciamo un po' da un po'. Già. Poi Fabrizio, tra calciatori voi vi intendete, chi meglio di voi, è tornato a trovarci Andrea Poltrini. Benvenuto e grazie dell'invito. Ciao ragazzi, grazie mille. Gentilissimo. Il grande molto poltro. Divertente venire. Il grande poltro. Dove esatto. Partiamo? Dove parti partiamo? Tu, dai, parti tu, dai. Parto facciamo io, una cosa dice? Molto divertente. Sì, dai, parti bella tu. Chiacchierata. Una bella chiacchierata. La gag su Enrico l'abbiamo già fatta. Su Enrico ormai la gag, guarda, oggi mi ha mandato una foto, mi sembrava il silenzio degli innocenti quando lo portano con la barella piegata. Con la maschera. Che deve conoscere il governatore. Sì, il governatore dell'Illinois per fare l'accordo, quindi Enrico, ma non mandarci più per cortesia quelle foto lì. Ma poi ci sono io al posto di Enrico, che sono la ciacciaridina. Esattamente. Bene, sai, denominata la ciacciaridina. Non si può sentire, dai, diciamolo, dai. Torna presto, ma devi così stare mi dicono appunto radio. Partiamo dal Bologna, partiamo da cosa? Io partirei dal Bologna, dalla grande Bologna. Festa, sì, Fabri, bene. Cosa ne pensi? Bellissimo, direi che insomma ieri sera ce l'abbiamo fatta, questo punto esatto. Salvezza che ci mancava, buona partita, non ho sopportato certi discorsi di biscotto contro biscotto e robe del genere, perché gli ultimi due tiri della Lazio in porta, se vanno dentro, secondo me, dopo altro che biscotto, quindi ragazzi. No, non ne parliamo. Non so, fai tu le domande ai tuoi agli ospiti, perché secondo me loro ci danno qualche spunto, dai. Partirei subito da Poltrini, se sei d'accordo. Sì. Io parlerei di questo secondo tempo eccezionale, diciamo questi 21 gol del Bologna che arrivano tutti nella ripresa. Diciamo che questa è l'arma in più di Sinisa Mihajlovic. Sì, io credo che Mihajlovic ha fatto un grande lavoro a livello mentale, a livello fisico e di personalità, certo. Di personalità. La personalità è quella, c'è il calciatore dentro di sé, è chiaro che qualcuno deve tirarla fuori. Mihajlovic in questo ha veramente fatto un gran lavoro, veramente. E poi soprattutto sono anche arenati dei giocatori con lui, vedi anche Destro, che è 120. Destro ha fatto veramente bene, perché ogni 120 minuti un gol. Entra, lui fa gol, lunedì, ieri è entrato dall'inizio e ha fatto il suo dovere, ha combattuto come un leone, ha fatto veramente molto bene. Avevo uno di fianco a me, io sono andato a vederlo per i miei figli, da Ciccio, vabbè, non si potrebbe dire, perdonate. Vabbè. Conosciamo bene. Lo salutiamo. Ciccio e salutiamo assolutamente. Avevo di fianco da me chiaramente il negativo, perché c'è sempre il negativo. Il negativo sempre, che ha detto, vabbè, certo. Ah, Destro, dai, oh, dai, fa le solite figure del cavolo. Gol. Invece io sono stato zitto perché sapevo che potevo riprendermi. E infatti dopo mi sono ripreso, perché Destro ha fatto il suo dovere, ha lavorato molto bene ed è riuscito a fare anche un buon gol di posizione, però lui c'era e lui fa gol. Chiedo l'ultima cosa a Davide, poi ti lascio la parola a Fabri. No, diciamo posso aggiungere una cosa? Certo, vai. No, dicevo, sicuramente tra i grandi pregi di Sinisa Mihajlovic
c'è stato sicuramente quello di recuperare e rilegittimare un destro che io sfido pochissime persone avrebbero detto che probabilmente sarebbe ripreso e sarebbe messo in così buona luce. E che ora anche delle richieste dal Parma, sì, le neopromosse dalla Serie B, ha molte richieste. Sì, perché parliamoci chiaro, cioè, si diceva spesso destro è uno che ha busta paga del Bologna, uno che incide, è uno tra quelli, tra coloro che incidono maggiormente, perciò insomma polemichette. Sinisa tra le tante cose è riuscito anche a... oltre a, devo dire, a Orsolini, Palacio, sono tanti i giocatori che hanno reso Sinisa molto, ha veramente rivitalizzato. Certo. E poi Davide, scusami, primo tempo in colore, diciamo come la prima parte della stagione del Bologna, e poi la rinascita nella ripresa. Sì, anche perché ci classifichiamo proprio con la gestione Mihajlovic, ci classifichiamo tra le migliori squadre in assoluto. E questa è la personalità, potremmo dire. Sì, sì, assolutamente. Io sono tra quelli che spera che Mihajlovic ci pensi, ci rifletta attentamente. È chiaro che io non conosco le dinamiche interne, magari come altri, però sicuramente saputo non potrà ignorare le richieste di Mihajlovic nel momento in cui vi fosse la volontà di Sinisa stesso di rimanere. Io penso che quando la società, se la società ha deciso di tenere Mihajlovic, assolutamente penso che lo accontenterà nelle sue richieste, sempre se sono idonee al poi budget che il Bologna che vorrà spendere, chiaramente. Teniamo conto che ci sono tanti discorsi in ballo, lo stadio, Bologna nel mondo, insomma non ragioniamo più come l'inizio, saputo che salvava il Bologna da una situazione deflagrante, ma stiamo ragionando verso un futuro che mi auguro essere diverso. Natascia, tu che sei molto esperta. Certo. Tu invece come l'hai vissuta questa cosa del Bologna? Beh, io come tutti i bolognesi, oggi mi confrontavo con un amico tifoso del Bologna, effettivamente noi a Bologna stiamo festeggiando la salvezza, cosa che normalmente invece in altre città viene quasi criticata, anche quest'anno siamo arrivati con l'acqua alla gola, invece qua stiamo festeggiando come se avessimo vinto la Champions, quindi è una bellissima cosa. Ieri secondo me ha fatto una gran partita il Bologna, onestamente, e sono molto contenta da bolognese, sono molto contenta del fatto che comunque, secondo me, Bologna è una città che si merita una squadra in Serie A, insomma. Tanto scorre la classifica della Serie A, Andrea, da ex calciatore, da scouting, da osservatore di calcio che vedi partite spesso, come la vedi la retrocessione? Secondo te chi rischia? Guarda, a livello mentale guardo sempre quello, perché nel calcio l'aspetto mentale conta tanto. E adesso c'è un Empoli veramente di gran carriera, sta facendo bene, è una squadra ostica come la SPAL, perché comunque quelle le società che hanno fatto bene nell'ultima fase del campionato. Adesso l'Empoli non è che ha fatto tantissimo, però si è messo in buone acque, per me rischia di fare il colpaccio a Milano. Non ci scommetterei mai, perché sono un pessimo scommettitore, però secondo me quella che rischia può essere il Genoa o la Fiorentina. Io l'Empoli l'ho visto bene le ultime partite. E l'Inter per niente, tra l'altro, che giocheranno appunto contro. Esatto, infatti volevo chiedere ad Andrea anche, invece la lotta Champions, ora che noi siamo tranquilli possiamo parlare un po' di tutto. Ce la fa, non ce la fa l'Inter, oppure chi? La lotta Champions, da quando la Roma perse contro il Liverpool a Roma nel, cos'era, l'82? 84, la finale. 84, la finale. E io ho sempre avuto un grande rispetto per il Liverpool, proprio ho la maglia del centenario e per me io scelgo Liverpool, perché dici Liverpool tanta della finale di Champions? Certo. Parlavo alla Serie A proprio, cioè l'ultima giornata, chi vedi che ce la possa fare ad entrare in Champions? Scusate. L'Inter? Lui c'ha una faccia che... L'Inter gioca contro l'Empoli. L'Inter gioca contro l'Empoli, quindi va in un campo che avrà una partita dura. Milan uguale, non lo so, sinceramente, guarda, delle due scommetterei più sul Milan e sull'Atalanta. Cioè, quindi dai per scontato che l'Atalanta vinga col Sassuolo, insomma, diciamo. Sì,
Diciamo che le partite devono essere giocate, partono sempre da 0-0, quello lo sanno tutti. Hanno perso la Coppa Italia, hanno mille motivazioni. La partita più, leggermente più facile sulla carta è quella dell'Atalanta. Poi l'Atalanta è una signora squadra. Che poi la carta adesso. Gioca un calcio brillante, veramente di un'altra. Tu devi sapere che abbiamo fatto una foto allo stadio e uno mi ha detto, ma scusa, quello che era vicino a te era un ultras, era un hooligans del Liverpool. Ecco perché lui c'ha il Liverpool. Era Poltro? Sì, era Poltro. Mi ha riconosciuto. Quindi era Andrea, che... Cioè, l'altra ha chiesto se era mio fratello. Che, sì, che effettivamente. Mio fratello dai. Un po' più grosso, però... No, perché però ci potrebbe stare. La barba e il capello. Però guarda... Oggi quella... mi sono dato una spuntatina. Quello, si è fatto bello per noi oggi. Si è fatto bello per noi, adesso te lo dico, poi ha avuto in diretta, non possiamo dire, un invito, quindi già voglio dire, già il poltro è già a posto per stasera. Sono la giornata del re, oggi noi stiamo veramente molto felici. Grazie. Siamo veramente molto felici. È pronto per poi la serata. Poi l'ho messa anche per altri scopi di miei carissimi amici che hanno vinto il campionato e sono molto contento perché... Ma scusa, ma ti volevo fare questa domanda, è appunto il Castel San Pietro, giusto? Sì, il Castel San Pietro è stato promosso. Che va in prima categoria. Esatto. Ma dimmi, scusa, Ricky Motta, che ho visto un post, che c'entra? No, lui fa parte dello staff dirigenziale. Ah, ecco, è per questo che ti faccio la domanda. Che un po' che non vedo Ricky, sai che Mori allenatore, c'è cioè Mori allenatore, è stato un tuo compagno di squadra per degli anni, certo, quindi okay. Assolutamente, sono legato tantissimo al Castel San Pietro. Bene. Mio figlio gioca nelle giovanili del Castel San Pietro. Davvero? Sì. Bene, fa molto piacere. Comunque vederlo adesso in categoria, che io l'ho seguita ai tempi della Serie D, promosso in C2, ho fatto anche la presentazione della squadra, adesso un po' piange il cuore, cioè sono ricordi che ti rimangono dentro. Rimangono dentro, sì, assolutamente. 18 anni e la conosco bene. Sì, poi il Castenaso, il campionato del Castenaso, che lì mi lega anche lì. È vero. Abbiamo fatto tante società, tante squadre. Diciamo che è meglio che... cioè, contarle tutte diventa difficile. Poi il 5 maggio, il 5 giugno siamo... a un'altra serata assolutamente sempre quello, di calcio ex dilettanti, ecco. Allora il nostro capitano sta organizzando questa, cioè, dilettanti al top, se non erro, come 20 che ci sono più serate, sono queste? Sì, ci sono più serate, va da, penso dal 29 al 5, esatto. Noi siamo impegnati con la nostra squadra del di Allori, io mi appoggio sempre quando Allori chiama, noi ci muoviamo. Allori è il capo, tutti ex calciatori. Sì, sono tutti ex calciatori che, anzi, se qualcuno si vuole di nuovo proporre, Allori sta facendo di nuovo delle altre convocazioni su Facebook, penso che abbiamo questo grande potenziale che Facebook riunisce tanta gente. Social. Sì, anche quello credo sia, ovviamente, adesso poi lo presenteremo qui, suppongo, con Enrico, senz'altro, è un evento per, anche lì, per beneficenza. E, con Sergio Isabella, che sempre... No, quello lì è un evento perché ci sono le premiazioni... dei top. Quello sì, dei migliori giocatori delle varie categorie, sì, esatto. Però so che sì, nel Valentino c'era anche Sergio Isabella. Non lo so, però quello degli amici di Sergio. Sì, gli amici di Sergio, che facevano una partitina prima delle premiazioni per... Le vecchie glorie. Fine anni 80, fine anni 90. Qui c'è anche Ciaccio nelle vecchie. Vecchie glorie, no, Ciaccio non ha giocato con È stato bravo, era ancora adesso a sette se la cava, tanto mi stai guardando, quindi te lo posso dire. Però quelli belli lì, grande Enrico. Quelli lì, Enrico, era un'altra roba. Però ti vogliamo bene. Dai Davide, partiamo con Davide. Sì, infatti parlavamo poco fa, c'è questa tavola rotonda, devi sapere Fabri, molto interessante, che riguarda sport, scuola e salute. Di cosa si tratta? Sarà bene, a inizio giugno? Dici bene, anzi grazie. Tu sarai il moderatore, tra l'altro. Sì, come il volantino afferma. Parleremo che anche la regia dovrebbe avere 3 su, giugno comunque. Alle ore 18, lunedì pomeriggio, nella sede del Baraccano, che è la sede sicuramente tra le più prestigiose del Comune di Bologna. Una parte è legata al Comune, l'altra è in assegnazione ad ICS, cioè la Casa delle Associazioni. All'interno ci sono varie sale, nella sala futura appunto ho voluto organizzare insieme all'ICS nazionale, al regionale e al provinciale questo convegno che vuole approfondire questa riforma che è entrata in vigore da poche settimane e che ha dato vita a Sport e Salute SPA, che è una società di partecipazione pubblica
che avrà il compito per il futuro di organizzare lo sport, cioè organizzare e finanziare lo sport, sostituisce la CONI Servizi. Adesso io non voglio entrare perché non è questa la sede, però il convegno sicuramente sarà un convegno interessante, vede la presenza del CONI regionale, dell'assessore Lepore, di due esperti di diritto che sono il professor De Otto e l'avvocato Russo, unitamente a tanti dirigenti sportivi che mi auguro interverranno al termine degli speech dei relatori, e ci tenevo molto a organizzarlo perché molte società sportive ancora non conoscono bene questo cambiamento che è avvenuto, dicevamo, da poco, e come il mondo sportivo riceverà questi input, questi feedback, questi chiarimenti, siccome ancora oggi c'è un pochettino di confusione. Giovanni Malagò, che è il presidente nazionale del CONI, avrà il compito di distribuire questi circa 40 milioni che rimarranno in capo allo stesso presidente nazionale, mentre tutto il resto sarà sotto la direzione di Rocco Sabelli, che è il nuovo amministratore delegato della Sport e Salute S.p.A. Però dicevo, ancora ad oggi non è proprio tutto così chiaro. Beh, per questo ho pensato che fosse opportuno, insieme anche al presidente Molea, al presidente nazionale Bruno Molea dell'AICS, fornire questi chiarimenti. Beh, interessante. Sì, vi siete tutti invitati, questo sì, infatti, era sottinteso. Stavo appunto dicendo che non so se faremo la trasmissione lunedì 3, non mi ricordo, Enrico me l'ha detto, però sarebbe, se al termine volete raggiungerci, insomma. Ci ricordi quindi l'orario? Alle ore 18 presso la sala futura adiacente il comune, ma all'interno della parte legata alla casa delle associazioni, l'entrata è da via Santo Stefano 119/2. Vi aspettiamo anche con i vostri quesiti, le vostre sollecitazioni e i vostri dubbi. Come AICS avete anche un sito dove reperire, sì, informazioni? Sì, assolutamente. Il sito di AICS, il Comitato Provinciale di Bologna, il volantino c'è. Insieme al regionale, io ho la fortuna da qualche mese di essere vicepresidente del comitato regionale, nonché consigliere provinciale dell'AICS, perciò mi piace, tra virgolette, mi piace dire, faccio un po' da trade union tra il provinciale e il regionale, ma soprattutto cerco di collaborare con gli altri enti di promozione, proprio perché il CONI e gli enti insieme offrano delle risposte chiare al mondo sportivo. Siccome, e concludo, si dice tanto che il mondo sportivo è molto eterogeneo, ed è la verità, siccome molti non sanno che la miriade di associazioni sportive, c'è chi è affiliata a determinati enti, c'è chi è affiliata alle federazioni, sono tanti, tanti quesiti. Ancora oggi, dopo tanti anni, il CONI nasce ancora ormai nel primo dopoguerra, perciò anche se la legge istitutiva è intorno alla Seconda Guerra Mondiale, però ancora oggi ci sono tanti dubbi. Per questo noi come AICS vorremmo essere a disposizione. Nat, pronti? Un padre ciclista, sì, esatto, professionista, a livelli importanti. Questi che la settimana scorsa mi hai emozionato quando mi parlavi della presentazione del Giro, perché sei andata a vedere. Assolutamente sì, noi abbiamo aperto anche il mercato della Piazzola per il Giro, tutti gli ambulanti erano arrabbiati, però io ero contentissima, ci credo. Pensavo, se ci fosse stato mio padre sarebbe stato l'uomo più felice del mondo. Lui, ecco, che infatti lo seguiva con grande passione. La domanda era... Un fratello super sportivo. Fratello che ha vinto tutto. Figli che fanno sport. Figli che fanno sport. Uno gioca nei Warriors a football americano, l'altro gioca nelle giovanili del Castel San Pietro a calcio, molto bravi tra l'altro entrambi. E la mamma invece è la regina della Piazzola. La mamma è la regina della Piazzola, di Punto Radio. Guarda, mi hanno fatto notare che quando sei tu in radio con Enrico cambia tutto, mi hanno detto. Beh, guarda, io e Enrico non è un complimento siamo... che ti faccio, ti spiego perché. Tu sai che io... dico sempre la verità. Infatti avevo quasi paura venire qua. No, lo so, perché io dico quello che penso, tanto a me non mi interessa. Schietto, Non ho problemi. No, perché tu c'hai quel timbro di voce che secondo me, ti ho visto anche presentare alcune serate, secondo me tu hai questo timbro che è molto, molto è. Ma sai, è nato come un gioco, io mi diverto molto, poi insomma. Ascolta, ma siccome ti ho conosciuto come Ketchup, sì,
Quindi Patch Adams, che mi ricorda questa cosa qua, la prima volta che ti ho conosciuta. Fai ancora questa cosa qua ogni tanto? Sì, adesso ho un po' interrotto negli ultimi mesi perché il mio lavoro mi porta un po' lontano da Bologna, anche nei weekend, però molti mi chiedono, visto che anche su Facebook il mio nome è Natasha Ketchup, perché Ketchup? Non è che sono americana io sono di Bologna, mi chiamo Merighi di cognome, ma Ketchup è il mio nome clown. Io faccio clown terapia negli ospedali da tanti anni e noi ci distinguiamo con un nome. Il mio nome è Ketchup. Io negli ospedali metto il nasino rosso, il grembiulino e sono Ketchup. Col camice e il naso rosso. Era un po' questa cosa che te la volevo ritirare fuori perché ti ho conosciuto così e quindi mi piaceva. Sì, l'ho fatta per anni, adesso sono ferma perché comunque comporta anche una serie di incontri, andare poi negli ospedali a livello proprio anche psicologico, perché insomma non è sempre facile quello che vede, quello che trovi al di là di una porta d'ospedale, e quindi al momento ho dovuto un po' interrompere a malincuore questa mia attività, però io rimango clown tutta la vita, nel senso che il mio attestato vale sempre. Appena avrò un po' più di tempo libero tornerò a farlo. È giusto quello che ti manca. È giusto quello. No, tanto di cappello veramente. Bellissimo, no, ma infatti quando l'ho conosciuta, che appunto era qua che presentava sta cosa. Sì, che siamo conosciuti qua. Io mi ricordo questa cosa qua perché poi quando hai un figlio che ti capita all'ospedale e vedi ste ragazze, come è capitato a me a gennaio. Beh, la mia esperienza è nata da un problema a mio figlio, un problema di salute a mio figlio. Molto bello, sì, sì. E mi sei venuto anche in mente, penso di averti anche mandato un messaggio, perché c'erano appunto queste ragazze che facevano nelle corsie con i bambini di sera, facevano un po' di... No, è molto bello soprattutto per noi che lo facciamo. Regalare sì, un sorriso in quelle circostanze. Poi non solo i bambini, soprattutto i familiari. Esatto, perché poi ci sono i genitori, io l'ho passato, ero dall'altra parte, e i genitori, insomma, nel momento in cui un figlio non sta bene, insomma, brutti momenti. Poi noi andiamo anche dagli anziani, io l'ho fatto nelle carceri minorili, insomma. Già ti ispiri molto a Patch Adams. No, mi piace molto, è una cosa che veramente ti arricchisce molto. E invece Andrea, a proposito di scambi, si parla di questi scambi di panchine, noi ci auguriamo tutti che Sinisa resti qua da noi, ci sarà un incontro forse in settimana, forse la prossima con Saputo, mettiamo l'ipotesi peggiore, dovesse andare via. Chi vorresti al suo posto? Io mi sbilancio, ti dico un Giampaolo come nome, un io semplice. Stavo per dire anch'io quello lì. Cosa ne pensi? Con l'augurio che no, invece Gian resti Paolo ovviamente. Ha sempre lavorato molto bene, dove è andato? Fatto sempre molto bene, non ricordo che cosa può aver fatto di non bene, e quindi Giampaolo mi rimane proprio come un allenatore che ha le idee chiare, fa lavorare bene la propria squadra, e in certi tratti quest'anno l'abbiamo anche visto, la Samp, a parte avere il capocannoniere al di là che sì, Quagliarella ha fatto veramente dei gol stratosferici, ma se non hai le palle per far gol chiaramente fai fatica a farli, e quindi ha fatto veramente un gran lavoro. Poi verso la fine del campionato si sa magari che è una squadra dove non devi lottare per arrivare dei traguardi, forse non hanno obiettivi, probabilmente, però l'Europa League era lì fino a qualche domenica fa, poi diciamo che c'è stato questo però, calo. Sì, se non raggiungi il risultato, perché poi alla fine domenica dopo domenica, e se non hai, ma poteva anche non avere l'obiettivo di arrivare, dipende poi a livello societario se l'obiettivo è veramente poter arrivare in Europa League, comporta tante cose. Cioè, ci sono delle dinamiche che noi non sappiamo. Non sappiamo. Quindi oltre a Giampaolo invece, potremmo anche Giampaolo, anche tu come nome. Sì, Giampaolo, ma guarda, a me che sono un puro, mi piacciono le persone che lavorano molto sotto l'aspetto psicologico, di mentale, di grande grossa, personalità. Di grande tenacia, a me quello dell'Empoli sinceramente non. Andrea Zoli, poi è chiaro che potenzialmente non è un cognome altisonante, non è un cognome da dire no, vabbè, noi quel prossimo anno vogliamo far meglio. Non è detto, perché certi allenatori, anche se adesso allena l'Empoli e non allena uno squadrone, è un allenatore di altri tempi, però... Però l'Empoli gioca molto bene. Però l'Empoli non gioca male. Sì. L'Empoli gioca bene, palaterra. Assolutamente. Di quelle che lotta per retrocessione, secondo quindi, me. Però lì bisogna vedere un pochino. Molte volte le società prendono anche allenatori
che abbiano un certo nome, adesso non sì, voglio vero. Ritornare al passato vero. Del Bologna, però quando arrivò Inzaghi, anche se non aveva nessuna esperienza in Serie A, e mi risulta che non abbia vinto nessun campionato. No, ha vinto la Lega Pro col Venezia. Vabbè, sì, la Lega sì. Pro, però sì. Dopo ha fatto diciamo un campionato. Diciamo che è un calcio notevolmente diverso. Parliamo di una però, sì. Mi ricordo che anche Cadè vinse il campionato, sì, però certo. non gli proposero, vabbè, comunque è Filippo Inzaghi, insomma. Sì, sì, certo. Filippo Inzaghi, quindi alla fine tutta la piazza era abbastanza, cioè, era tosta, certo, la certo, piazza certo. Era contenta di aver scelto. Davide, ma quest'anno partite del Bologna? Hai viste? Sì, ho guardato, diciamo che ho guardato molte in TV, e le ho ascoltate anche perché il mio problema adesso non è per, come dire, fare il para, è che spesso magari mi trovo a premiare mentre c'è il Bologna, perciò ascolto, faccio multitasking. No, ne ho viste, ho visto un Bologna prestante, dicevamo prima in apertura, Mihajlovic ha dato un'impronta totalmente diversa. Molti di noi, compreso il sottoscritto, ci chiedevamo proprio nel momento in cui, anche dopo il Frosinone, insomma dopo alcune partite molto difficili, cioè Inzaghi, non capivamo quale fosse la strada. Per fortuna l'arrivo di Sinisa veramente ha cambiato, ha svoltato. E io sono speranzoso per il futuro, che adesso vediamo anche dopo Bologna-Napoli alla fine come ci classifichiamo, se riusciamo ad arrivare decimi oppure no. Però l'anno prossimo, se Mihajlovic rimane, secondo me può essere un bel campionato, anche perché abbiamo dei ragazzi giovani molto volonterosi. Questo è il dibattito di questi esatto, giorni, no? Sì. E infatti, molto sentito. Cosa dici? Ormai ci sono anche c'è molta gente che dice che Mihajlovic no, perché Mihajlovic è stato a Bologna, poi dopo è stato esonerato, allora quando è venuto a Bologna è la sua prima fu la prima esperienza. Certo. 10 anni fa. Si forgia, ha fatto molte esperienze, e quindi secondo me Mihajlovic può aver trovato quell'equilibrio anche suo interno per poter andare a trovare il 100% di ogni giocatore. Esatto. Effettivamente, cioè, ha rinnovato anche Zemaili, cioè, sì, è tornato, sono che tantissimo. Non era un giocatore, certo, almeno certo. Vedeva un giocatore che faceva una fatica tremenda, al di là della condizione atletica, però demotivato, era un giocatore completamente. Poi fortunatamente non abbiamo più visto Poli fare il terzino destro, perché quando fece giocare il terzino destro Poli contro l'Udinese Sono d'accordo con te, perché poi fra l'altro l'abbiamo dibattuto tante volte, certo, qua sì, in trasmissione, tutte le puntate. Cioè la forza è stata che comunque ha proprio preso su dei giocatori che erano ormai a terra e li ha rivitalizzati tutti, perché Krejci ha sempre giocato le buone partite, Dykes nel girone di ritorno mi sembra un altro giocatore, come hai detto tu Poli ha fatto anche dei gol importanti che non come tirava io. Mai in porta, cioè ha rivitalizzato, per me è stato bravo in quel senso lì, cioè, poi il Bologna non tirava in porta, esatto, bravissimo, è un'altra squadra da quando è arrivato lui. Sì, obiettivamente è un'altra sì. squadra. Tra l'altro poi Fabri, anche ieri tutti chiedevano che Destro e Poli venissero sostituiti nel secondo tempo, e invece chissà cosa gli ha detto nell'intervallo, sono cambiati da così a così, due reti di spettacolare fattura, e ha avuto ragione lui anche questa volta. Guarda, il Bologna nel secondo tempo ha sempre giocato meglio, sì. Questo è vero, quindi questo può essere anche un life motive che secondo me c'è stato durante tutto il girone di ritorno, però soprattutto lui ha cambiato il morale proprio nella testa dei giocatori, c'è entrato, come diceva Andrea prima, 10 anni di esperienza da allenatore contano e non sono pochi, esatto. Quindi quando lui arrivò a Bologna era un ex giocatore che provava a fare allenatore, sì. Non è la stessa cosa. Adesso è un allenatore vero e proprio e poi di grandi qualità. Ma Fabri, ti faccio una domanda, ma è vero che quando parla lui sono tutti in silenzio, come si narra
sui giornali che ci sia questa autorevolezza portata. Posso raccontarti solo l'unico aneddoto che ho visto io dal vivo a Bergamo. Ero con Luca Nigro, ragazzo della radio, giornalista, collega di Punto molto bravo. Con lui eravamo a Bergamo in sala stampa. Dopo fanno tutte le interviste, no? Finita la partita. Sì. Prima c'è Sky, poi c'è la Rai e poi dopo c'è le TV private di Bergamo e i giornalisti di Bologna. Lui è entrato e ha detto, testuali parole, ma l'ho detto qua in trasmissione, quindi se mi fate le stesse domande, ha fatto il microfono è chiuso, bene, se mi fate le stesse domande di Sky, vi mando tutti a fare in culo. Quindi, proprio così, quindi, sì, proprio così dico. Quindi, con quel francese forbito. Se partiamo bene, se no fate voi. Poi dopo lui si è rilassato e dopo gli ha fatto delle domande scherzose. Ma sempre schietto. Un allenatore che parla con gli occhi, secondo me quando una persona ti parla con gli occhi... tanta roba. Penso proprio di sì. È normale perché è quel vice finale perché sguardo, c'è stato un altro che parlava con gli occhi. Bravo. Sai qua gli occhi della tigre, ma lo so che dopo mi dici che io sono Virtusino. È vero, però è quel vice. Sono Virtusino anch'io. Quel vice finale. Faccio l'Enrico Ciaccio, consigli per gli acquisti, pubblicità che noi siamo ovviamente qui anche per questo. Esatto. Ci vediamo tra poco. Maresca e Fiorentino raddoppia. Oltre alla rinnovata sede storica di Borgo Panigale, da oggi è presente con un nuovo showroom a San Giorgio di Piano con l'outlet di auto a chilometri zero e aziendali del gruppo FCA, Jeep, Alfa Romeo, Lancia e Abarth. Maresca e Fiorentino a Borgo Panigale in via Marco Emilio Lepido e a San Giorgio di Piano sulla via Galliera. Telefono 051 641 98 11. Sul web marescaefiorentino.com. Movida 87 Store. Felpe, tute, t-shirt uomo, donna e bambino delle linee Movida 87 e Bologna Vintage. Movida 87 Store. A Bologna in Piazza della Pace 7 e in zona stadio di fronte alla Torre Maratona. Come ti senti? Ora cambia tutto. E lei com'era? Il vestito puoi immaginarlo. Il trucco leggero, un sorriso... insomma, il suo. E i fiori? Stupendi, li abbiamo scelti insieme. Ma anche la musica, c'era un'atmosfera davvero intensa. Ma in che chiesa? No, volevamo una cerimonia laica. È stato molto discreto, hanno pensato tutto loro. Mi dispiace solo che non potrà essere il matrimonio. Aspetta. Ma è stato un funerale bellissimo. Parliamo di appartamenti di ultima generazione, realizzati in San Lazzaro, nell'ormai rinomato comparto denominato Residenze Le Rose. Sono appartamenti in classe energetica A4, che offrono una particolare eccellenza sia in termini architettonici, sia nei contenuti tecnologici ad alta efficienza. Mi riferisco in modo particolare alla geotermia. La geotermia è la fonte di calore che produce l'energia necessaria per il riscaldamento e il raffrescamento di ogni appartamento. La geotermia è coadiuvata da importanti impianti fotovoltaici che rendono i conti relativi alla spesa del riscaldamento e del raffrescamento pressoché trascurabili. Si parla di 200, 250, 280 euro all'anno per il riscaldamento e il raffrescamento. Un punto essenziale di cui vorrei parlare è della sanificazione ambiente all'interno della casa. È un problema che ormai è riconosciuto da tutti. Parliamo delle polveri sottili, parliamo dello smog, parliamo della città inquinata. E non serve niente chiudersi in casa se non hai un filtro, se non hai una protezione, se non hai una macchina che Residenze Le Rose ha, che i nostri appartamenti hanno, che si chiama ventilazione meccanica controllata, che permette di filtrare l'aria che entra e di metterla e di ricirclarla all'interno dell'appartamento, diminuendo drasticamente le polveri sottili.
Le macchine sono sistemate nelle logge degli appartamenti, nella parte esterna. Sono facilmente gestibili e accessibili. Sono costituite soprattutto da filtri che vanno inizialmente puliti e poi con l'andare del tempo anche sostituiti. Si sostituiscono con una cifra molto limitata. I costi della gestione di questo macchinario sono veramente irrisori. E veniamo ora a parlare degli appartamenti che sono rimasti disponibili. Sono principalmente tre tipologie: bilocale, trilocale e quadrilocale. Il bilocale è composto da soggiorno, angolo cottura, disimpegno notte, bagno e un'ampia camera da letto, oltre ad una loggia di circa 12 metri. Questo appartamento ha tutte le dotazioni di cui vi ho parlato e può essere acquistabile attraverso un finanziamento che copre fino all'80% del valore dell'appartamento. Molti nostri clienti hanno optato per questo sistema d'acquisizione, in quanto hanno verificato che la rata del mutuo, considerando il risparmio sulla gestione dell'appartamento, sulle spese di riscaldamento e riaffrescamento, è praticamente in linea con gli ormai molto alti canoni mensili relativi all'affitto degli appartamenti qua a Bologna. Quindi la scelta è stata orientata dal fatto che la spesa è più o meno equivalente e che soprattutto la spesa mensile poi ti rimane nell'acquisizione definitiva del tuo appartamento. In sostanza vi offriamo risparmio e salute. Per saperne di più prendete contatto con la nostra agenzia. Siamo ritornati, Fabri, abbiamo anche un po' di messaggi. Bene, argomento clou, ora che siamo salvi c'è tanta tranquillità. Bene. Ovviamente l'ultima ora è quella che in caso di salvezza Bigon sarebbe rimasto. Okay. Ci chiedono un po' da casa cosa ne pensano un po' tutti i nostri opinionisti in studio. Faccio la giro la domanda a Andrea. Ok. Andrea, secondo te Bigon? Chi l'ha detto? Chi è stato? Mi ha scritto Francesco da casa. Un ragazzo che ha scritto penso che non sia informato. Allora, non ti sente nessuno poi. Mesi fa, no, ma non ho mica nessun problema. Rimane tra noi. Bigon sia già deciso la sua uscita a fine dell'anno. Cioè, a meno i giornali, chi sa meglio di me queste cose qua. Ci ha informato che Bigon sia un'uscita, almeno. Facevano intendere a prescindere. Eh? Facevano intendere a prescindere. Ma penso che la porta gliel'abbiano aperta in tanti. Cioè, non è che... L'hanno sentito ieri in televisione, Andre. Lo so, però secondo me l'hanno sentito a Rete 7. Sì. Ho guardato anch'io. Io posso dire, tanto a me non mi interessa assolutamente nulla, io sono d'accordo con Andrea, secondo me Bigon è uno di quelli che non rimane, perché ci saranno dei cambiamenti abbastanza importanti secondo me, e sai, il clou in questo momento purtroppo è Sinisa Mihajlovic, sì, nel senso è quello che si parte, sposta un rimane po' gli equilibri, lui, si fa dei programmi, non rimane lui, ci saranno dei programmi diversi. Certo. Dei nomi c'erano già nell'aria, comunque li abbiamo già detti. Certo, infatti. Volevo chiedere anche a Davide, sì, Fabri, un po' qual era l'argomento clou di questo convegno. Bravo. Sport, scuola e salute, la politica sportiva di fronte alle nuove sfide. Ricordiamo lunedì 3 giugno alle ore 18 in sala Futura. Guarda, te la sintetizzo. L'argomento clou è far capire a tutte le associazioni che saranno presenti in che modalità, secondo quali linee guida, cambierà l'organizzazione dello sport, diciamo a carattere non olimpico, perché come ti dicevo prima nella prima parte della nostra trasmissione, il CONI a conduzione Malagò, perciò il CONI vero e proprio, avrà come scopo la preparazione olimpionico-olimpica degli atleti di altissimo livello. Quella che era la CONI Servizi prima, oggi Sport e Salute S.p.A.,
avrà il compito non solo di pagare lo stipendio ai dipendenti che non solo a Roma ma in tutta Italia sono dipendenti a tutti gli effetti, ma soprattutto spiegare bene agli enti di promozione e alle associazioni come accedere ai eventuali finanziamenti, eventuali fondi, come partecipare ai bandi e soprattutto anche proprio lo stesso consiglio di amministrazione, che vedrà passare da 5 componenti, oggi con la nuova riforma saranno in 3, attraverso il governo, ripeto, si capirà, e non voglio entrare in politica anche perché siamo nella settimana par condicio, capiremo se questo governo riuscirà anche in materia sportiva a dare una spinta, siccome fino a poco tempo fa si diceva non esiste un ministero dello sport, è tutto in capo al CONI, tutto è in capo al CONI, adesso diciamo che si è creata una divisione, una separazione tra chi organizza la preparazione olimpica e chi invece organizza tutto il resto tutto il resto dello sport. Perciò vedremo se effettivamente funziona questa riforma oppure no. Quindi lunedì, insomma, sì, lunedì 3 sicuramente sì. Si capirà molto meglio quello che sicuramente avrà un proseguio, perché al termine ci sarà un concerto con l'amico Federico Aicardi, perciò non avremo tutta la notte per affrontare tutte le come dire, i quesiti, però avrà certamente una seconda parte. Vale, ma sì. Sai cosa mi chiedevo stamattina? Dimmi. Che quest'anno, allora, la Fortitudo ha vinto il campionato ed è andata in A1. E ci sarà il derby. Il Bologna si è salvato, sì. Quindi alla fine abbiamo fatto un ottimo fine campionato, e la Virtus ha vinto comunque una coppa abbastanza importante. Certo. Non importantissima, comunque importante. No, veramente importante. Qui c'è un soggetto fra di noi che era ad Anversa. Lo conosciamo veramente bene, sì. Ma le ha fatte tutte le trasferte, solo Anversa. Io ormai, sai, per questo... Raccontaci in 2 minuti com'è stata questa atmosfera della finale. Noi abbiamo meno tempo per muoverci, purtroppo. Questo palazzo bellissimo, fra l'altro. Allora, il palazzo è meraviglioso, il palazzo è veramente enorme. E dentro, quando tu entri, c'è una marea di negozi, c'è di tutto. Quindi questo noi non siamo ancora abituati. Assolutamente. Dobbiamo arrivarci. Abbiamo solo il nostro baretto lì. Dobbiamo arrivarci. Messo a posto, veniamo a prendere la birra. Dobbiamo arrivare. Veramente di tutto, abbiamo via champagne, veramente una grande un altro figata. Mondo. Le trasferte sono sempre belle. Le trasferte sono sempre belle, siamo andati in giro. Purtroppo non c'erano i miei figli, perché quando vado in trasferta in Italia vado meravigliosamente con i miei figli, è molto bello andare via con loro. Mi dà più, sono più felice. Certo, poi anche a loro l'hai trasmessa la passione. Sono andato, ecco, fra l'altro, vediamo qualche immagine, fra l'altro. Molto contenti. Sono andati anche in Slovenia. E questa è una gran stoppata, però. Questo perché così Enrico sarà felice che vede un po' di Virtus. Mentre, si guarda un po', Enrico, mentre cerca di focalizzarti bene sulla palla che va dentro. Perché... Io sapete che sono pro Enrico, pro Fortitudo, quindi. Certamente. Vi infatti, ascolto con grande interesse. Infatti, ti avrei fatto una domanda anche a te. Lo sapevo. La domanda che ti faccio invece è abbastanza diretta. Quest'anno so che qualche partita l'hai vista, so che insomma da Fortitudina anche tu segui. Cosa... Sì, tutte le volte che posso, un tempo andavo al palazzo, adesso purtroppo non posso. Il lavoro che fai è un po' più però difficile. Dai, quest'anno abbiamo fatto un bellissimo campionato, ammettetelo anche voi virtusini. Assolutamente sì. Certo, c'era... Con grande gioia, poi dovete essere contenti. Poi era difficile col campionato, era difficile col campionato. Era difficile, molto. Per noi poteva esserlo, e abbiamo fatto un figurone. No, scusa, c'erano dei giocatori della Madonna. Beh, ti do un calcio. Siete in diretta, ve lo ricordo. Sono fantastici. Faccio io una domanda a Fabrizio, come sarà il nuovo derby secondo te? No, bellissimo. Sarà bello. Allora, fai a me, sai perché la fai a me? Perché Enrico fa sempre domande di basket a me, per quello. Vabbè, ti ringrazio. Vedi. Hai girato la palla in modo elegante. Imparo dal maestro. Certo, infatti Enrico in questo lo è. Niente, secondo me la Fortitudo farà una buona squadra, sono convinto, perché secondo me non si fermano qui, quindi faranno una buona campagna acquisti, secondo me, giusto mantenere il coach perché secondo me è molto bravo. Uh-huh. A me piace molto. E credo che secondo me sarà... un campionato per la Fortitudo duro, perché la 1 ha un passo diverso,
però sono convinto che con l'entusiasmo e poi con un super tifo come c'è la Fortitudo, secondo me la Fortitudo potrà fare un campionato, secondo me, tranquillo. Quindi vedo un bel derby il prossimo anno, perché anche la Virtus so che comunque si vuole rinforzare. Quindi sai, sì, sarà... Al momento leggevo che pare Aradori e Baldi Rossi che rimangano. Sì. Sono i primi nomi, ora è ancora presto. È ancora presto, naturalmente, presto. Anche perché poi sai che il campionato di basket inizia fine settembre-ottobre, quindi c'è tempo anche proprio per programmare le cose in maniera diversa. Djordjevic, cosa... Se, poi basta, mi taccio. Cosa hai pensato rispetto a Sacripanti? Come... Ma non lo so, ha lavorato molto sulla testa dei giocatori, i giocatori però sono molto, secondo me, un po' stronzi, perché in Europa giocavano in una maniera e in Italia giocavano un'altra. Qui c'è uno che un saluto sempre, a tutti i giocatori, salutiamo tutti i giocatori. È che allora Sacripanti è stata una gran persona, perché io ho fatto anche la trasferta di Istanbul, e lui si è rivelato proprio una persona eccezionale, umanamente parlando. Però aveva un piccolo problema che si è visto, a livello difensivo la squadra non lavorava bene. Con Djordjevic la squadra ha lavorato difensivamente, si è visto, purtroppo ha inciampato anche in Pistoia in casa, sennò sarebbe riuscito ad andare in playoff. Purtroppo abbiamo perso delle partite orrende, perché con Pesaro non puoi permettere di perdere la partita. Con Pistoia non puoi permettere di perdere la partita, e quei quattro punti gli permettevano di andare a arrivare sesto o settimo. Sì, esatto, infatti. Però con Djordjevic e la squadra in attacco lavora meglio. Lavora meglio perché, per dire, cioè, ha dato molta fiducia a Paiola, che prima non giocava mai, neanche, certo, a tirare da tre punti, invece ha fatto anche qualche canestro da tre punti. Beh, quindi... Tu lo sai che da ex giocatore quale sei, quando c'è un cambio dell'allenatore spesso porta dei vantaggi, perché chi giocava meno comincia a impegnarsi di più. Ma ci sta. E c'è quel cambio proprio di mentalità che purtroppo delle volte bisogna fare. Sacripanti è un allenatore che ha sempre lavorato bene ovunque, quindi non è che non parliamo di un allenatore che è appena iniziato a allenare. Però purtroppo ci sono dei meccanismi delle volte, soprattutto nei giochi di squadra, qui Andrea te lo può confermare. A parte dove, la Fiorentina, l'unica a parte la Fiorentina. Sì, dopo ne parliamo però, perché tre mesi fa qui qualcuno disse che la Fiorentina era già salva, e invece purtroppo in sei partite ha fatto un punto contro di noi. Quindi domenica secondo me sarà durissima. Ma poi per noi bolognesi, certo, che la Fiorentina vada giù. Esatto. Quindi Davide, le mie pagine Facebook che sono tutte molti, lì, penso che Djordjevic abbia dato questa cosa qua, secondo me, anche perché parliamo di uno che comunque che ha già allenato a livelli molto alti ed è stato una star come giocatore. Star significa giocato a livelli che noi non, cioè che qui comunque non c'è, quindi sai, conta anche quello, conta molto anche quello. E ultima cosa, Zanetti, rispetto a un parallelismo Zanetti Saputo, secondo te quanto può incidere? Tu dici forse la figura di Baraldi è, come dire, più... Devo essere cattivo o ti rispondi in modo diplomatico? Onesto, sono sincero. Zanetti, secondo ci me... da lavorare molto a livello diplomatico. Bravo. Io sono d'accordo con Fabrizio. Bravo. Perché guarda, c'è chi lo ama e c'è chi lo odia, anzi questo io penso che faccia una fatica ad amarlo. Però ha le grazie di Zanetti e c'è lui e punto. Cioè, l'uomo di fiducia di Zanetti. Bisogna discutere se è giusto che ci sia lui o no, perché... No, lui faceva un parallelismo, cioè nel senso nel che... Nel basket, se la dirigenza... Siccome il basket è anche uno sport, a mio avviso, molto complesso. Non sto dicendo che il calcio sia uno sport semplice, però molto complesso tra le dinamiche tra i giocatori, le strategie difensive da mettere in piedi. Insomma, io lo vedo uno sport più complesso. Una dirigenza magari fa più fatica a tenere certi coordinamenti, certi meccanismi. Allora, la Virtus, secondo me, ti dico questo, la Virtus è mancato e mancherà moltissimo Bucci. Sì, perché Bucci era non solo il presidente, diciamo, come figura carismatica, è stato un grandissimo allenatore, quindi lui fa da tramite con anche quello che è la parte tecnica, che non è poco. Cioè, quindi, troppo faceva. Ora manca. Sì. Quindi sai, questa è una cosa molto importante. Assolutamente. Quello che ad esempio, ti dico da virtusino,
non ho capito perché non l'hanno fatto la Fortitudo, quando avevano comunque un presidente o un general manager come Dante Anconetani, che ha allenato, cioè che ha giocato a certi livelli, senza mai chiedergli un parere tecnico. Ecco, secondo me questa è una cosa che per me è limitativa, cioè, nel senso che tu hai una persona che ti può dare degli input, perché no? Cioè, diciamo che Baraldi è l'uomo di fiducia di Zanetti, come Di Vaio dovrebbe essere per saputo. Invece futuro presidente Virtus, speriamo Brunamonti o? Magari. Non so se Brunamonti. Magari. Ecco, figura carismatica. Roberto è un grande. Figura carismatica. Ma poi è la storia, è, quello, è il giocatore che ha fatto il canestro della vittoria per il 10° scudetto. Certo. Cioè, a Milano, certo, c'ero io. La Sima, io c'ero. Tanta roba. Comunque la mancanza di Bucci, io ero l'ultimo saluto a proposito di vecchi presidenti e nuovi presidenti. Virtus è stato. Bucci è stata veramente. Ma tu, quando parlavi con Bucci, sì, lui aveva sempre la parola giusta. Lui era un condottiero, era una persona che, a parte che era il mental coaching, sì, di Ancelotti. Sì. Sì. Allora, Ancelotti, dopo vi racconto, due o tre aneddoti. C'è anche un video che gira. Però lui, Bucci, era l'anima della Virtus. Io l'ho incontrato 2 o 3 volte. Addirittura ho un aneddoto velocissimo. Io ero andato con un mio amico a Cervia, che lui fa l'allenatore di basket, e gli ho detto: guarda che c'è Bucci. Ho detto: cavolo, mi piacerebbe un casino venirci. E mi dice: cavolo, dai, vieni lo stesso. Allora, mentre lui si registrava, io sono entrato di straforo, no? Certo. Bucci è stato meraviglioso. Alla fine l'ho aspettato, gli ho detto: guarda Alberto, io sono un allenatore di calcio. Fa lo stesso, fregati. Perché poi è stato un grande, cioè, è stato meraviglioso. Sì, quel clinic è stata una cosa meravigliosa. Lui era una persona di strada, e nel senso che era uno molto ultimamente lui faceva il mental coach. Sì, sì, sì. Io l'ho visto da una convention dove lui racconta la sua vita, certo, e soprattutto racconta la vita che stava facendo negli ultimi tempi. Di sofferenza. Tra l'altro se n'è andato proprio dal giorno alla notte, perché non era neanche una cosa... Sì, io ero a cena con lui, anzi nei mesi prima... un anno prima spesso ci trovavamo a cena a casa di amici, venivo invitato e ci fermavamo a parlare. Sì, sì, sono quelle personaggi che hanno dominante, un qualcosa in più, perché non sono solo dei grandi sportivi, ma sono anche delle persone che, come si dice, hanno grande carisma e umanità, una cultura che va anche, sì, sì, diciamo, oltre. Quindi credo che insomma sono veri, sono persone vere. Sì, sì, è vero. Perché poi spesso in ambiente Virtus si richiama molto a Porelli, cioè la figura di Porelli, certo, è stata, sì, certo, imponente, certo. Ma se pensiamo a Bucci e Messina, tanti altri, esatto, però negli ultimi anni, negli ultimi insomma ventennio, Bucci e Messina hanno avuto un ruolo veramente imponente. Questo è quanto. Parlerei un attimo con Nat, io entrerei un po' nel tuo mondo, speaker. Vai. Di Punto Radio, questa carica, questa energia, come fai a trasmetterla? Perché proprio le hai mani dappertutto. Beh. E poi, vai, anche un'altra cosa, dai, te ne butto lì subito, vai, una dietro l'altra. Vai. Una ragazzina o anche un ragazzino piccolino vuole entrare nel tuo mondo, diventare speaker. Cosa deve fare? Tu come hai mosso i tuoi primi passi? Beh, guarda, io sono diventata speaker per gioco, in realtà. È nato da delle ospitate che facevo appunto a radio e poi insomma si vede che facevo simpatia, non lo so, sono piaciuta e alla fine è diventato il posto fisso, tra virgolette. Ti sei divertita anche tu in primis? Sì, moltissimo, io mi diverto tanto, quindi penso che l'energia che trasmetto la trasmetto un po' perché è una cosa che a me piace molto, cioè lo faccio proprio per divertimento, per me è un grande divertimento, poi ho riscontro adesso col fatto che comunque Punto Radio è anche il digitale e quindi vedono anche, e poi anche attraverso i social vedono anche la mia immagine, ogni tanto mi si presenta qualcuno, non so, al banco in Piazzola, che si presenta come mio fan di Punto Radio, cioè questa cosa mi diverte molto, i miei figli mi prendono molto in giro, io sono mamma di 2 adolescenti e quando capita che sono con i miei figli vengo abbastanza presa in giro da questa cosa qua. Parlare anche di social, infatti grande empatia con Preci e non solo, tutti i ragazzi del gruppo. No social party, cosa no ti dice? No social party, stiamo girando tutta l'Emilia Romagna con questo spettacolo simpaticissimo e meraviglioso, il presentatore ufficiale è Enrico Ciaccio, abbiamo portato una piccola parte del no social party nelle osterie, io sostituisco Ciaccio nella presentazione dello spettacolo, sono tante piccole gag, partecipano tanti artisti, è una cosa molto simpatica, quindi magari nei prossimi mesi quando vi proporremo nuove date vi aspettiamo. E chiudo prima della pubblicità,
Lei è bravissima anche quando presenta queste serate perché, come ho detto prima, c'ha questa voce che secondo me è fantastica e quindi questo gli dà questo input che secondo me, cioè, c'ha la voce simpatica e bella, quindi non è poco. Ma lo vedono, lo sentono tutti anche sui social, infatti basta collegarsi anche in rete. Mi stanno facendo dei gestacci. Grazie. Andiamo allora a andare in pubblicità. Pubblicità. A tra poco. Come ti senti? Ora cambia tutto. E lei com'era? Il vestito puoi immaginarlo. Il trucco leggero, un sorriso. Insomma, il suo. E i fiori? Stupendi, li abbiamo scelti insieme. Ma anche la musica, c'era un'atmosfera davvero intensa. Ma in che chiesa? No, volevamo una cerimonia laica. È stato molto discreto, hanno pensato tutto loro. Mi dispiace solo che non potrà essere il matrimonio. Aspetta. Ma è stato un funerale bellissimo. Movida 87 Store. Felpe, tute, t-shirt uomo, donna e bambino delle linee Movida 87 e Bologna Vintage. Movida 87 Store. A Bologna, in Piazza della Pace 7 e in zona stadio, di fronte alla Torre Maratona. Maresca e Fiorentino raddoppia. Oltre alla rinnovata sede storica di Borgo Panigale, da oggi è presente con un nuovo showroom a San Giorgio di Piano, con l'outlet di auto a chilometri zero e aziendali del gruppo FCA, Jeep, Alfa Romeo, Lancia e Abarth. Maresca e Fiorentino, a Borgo Panigale, in via Marco Emilio Lepido, e a San Giorgio di Piano, sulla via Galliera. Telefono 051 641 9811. Sul web marescaefiorentino.com. A San Lazzaro, nelle residenze Le Rose, sono disponibili alcuni appartamenti. Sono fondamentalmente tre tipologie, bilocale, trilocale e quadrilocale. Sono appartamenti tutti in classe A4, dotati di geotermia, pompa di calore, fotovoltaico e ventilazione meccanica controllata. Sono appartamenti praticamente che consumano zero. Attualmente è molto più facile approcciarsi all'acquisto di una casa, trasformando l'affitto in un acquisto definitivo, grazie ai mutui agevolati che ci sono. Oltre al discorso della rata del mutuo, considerando il risparmio sulla gestione degli appartamenti delle residenze Le Rose, il risparmio in termini di riscaldamento, in termini di spese condominiali, il calcolo finale mette praticamente sulla stessa linea il canone mensile d'affitto e la rata mensile del mutuo. Quindi è l'uovo di Colombo, ma sarebbe il caso in questo periodo di prendere in considerazione questa modalità d'acquisizione dell'appartamento. Il bilocale è disponibile di circa 60 metri quadrati, è composto da un ampio soggiorno con l'angolo cottura, un disimpegno notte, un bagno e un'ampia camera da letto, oltre ad un balcone di circa 12 metri. Siamo in classe A4, la classe A4 è ottenuta anche grazie alla geotermia, alle pompe di calore, ai pannelli fotovoltaici e alla ventilazione meccanica controllata. Questo appartamento ha un consumo annuale per il riscaldamento e il raffrescamento ridottissimo. Si parla di 180-200 euro all'anno per il riscaldamento e il raffrescamento e delle spese condominiali veramente irrisorie. È il momento quindi di prendere in considerazione l'acquisizione di questo appartamento anche attraverso la possibilità di accedere a un mutuo. Alla fine, considerando tutti i risparmi che ci sono, la rata del mutuo verrà a essere più o meno simile ad un canone mensile d'affitto. Allora, che senso ha buttare via mensilmente i denari in un affitto e non trasformare invece questo affitto in un acquisto? Vi invito quindi a prendere in considerazione queste ultime unità abitative che sono disponibili nelle residenze Le Rose di San Lazzaro. Ricordo la qualità tecnologica e architettonica dell'intervento, qualità architettonica e tecnologica che stiamo ripetendo in ville che stiamo realizzando a Castelmaggiore, Style House Ville A4, sono unità immobiliari indipendenti su due livelli di grande prestigio che avranno le stesse caratteristiche tecnologiche e innovative di San Lazzaro e forse qualcosa di più essendo appunto unità indipendenti.
Evviva! Sono usciti i nuovi dati! La nostra e vostra radio ancora in crescita! Oltre 1.100.000 ascoltatori! Ogni giorno sono qui con noi! Indagine sull'ascolto radiofonico TER, l'unica riconosciuta dal mercato! Come te, oltre 1.100.000 amici scelgono Radio Sportiva! Grazie di esserci! Ma sei cambiata, Ciaccio? No, Sola, no, ma Ciaccia Ridina, Sola. Comunque i cameraman sono più contenti, mi hanno detto già da dietro le quinte che sono molto anche felice. Perché mi stanno microfonando da ore, dico che si divertono di più forse a microfonare me che Sola. Sono arrivati tanti messaggi, penso che non ci siano dubbi. Sono già arrivati tanti. Comunque messaggi. Mi sono sbarbata, adesso sono così. Dai. Penso che non ci siano dubbi. Bionde, make one, dai. Esatto. Ci siamo. Chi ha cambiato canale adesso? No, no, non deve, c'è anche Barbacini qua che ci segue, comunque ci sta controllando. Ciao Alessandro. Grande Ale. Ciao. Ale. Grande Ale. Un ciaone. Ale. Comunque ora Fabri tocca anche a te essere preso sotto torchio, mi dispiace. Sotto torchio addirittura. Esatto. Abbiamo fatto questo cambio proprio perché... Il cambio è stato fatto strategico oppure... No, cambio perché tu sei più bella di me e due biondi insieme secondo me fanno una bella figura. Infatti ho detto come sono diventato biondo, mi sono guardato un attimo, ho avuto questo... Hai visto come sono bello, liscio anche. Vero, non c'è la barba. Sbarbato, dai. Le unghie laccate. Allora, ex calciatore, ex allenatore. Ex. Speaker. Opinionista televisivo, bene, ma soprattutto artista. Okay. Cosa c'è grande adesso? Artista. Esatto, okay. Bravissima Natascia. Cosa vuole in pentola? So vuole in pentola che siamo a tiro perché a giorni. Esatto, c'è la mia. C'è questa presentazione, è un evento più che una mostra, nel senso che in questo bellissimo locale che è il Bohemian Social Club, che è in via Marsala 20. Ce ne hanno parlato molto bene. Che è gestito da un mio ex giocatore, pensa, un ragazzo che giocava con Ricky Motta anche, negli allievi del Boca, e che mi ha fatto, mister fai dei quadri bellissimi, perché non facciamo una serata dove presentiamo un po' dei tuoi quadri. Quindi io farò questa serata dove dalle 16 alle 24 chi vuole venire a trovarmi, può aperitivo con me, due chiacchiere, ci sarà anche un po' di musica, il locale è molto vintage, molto carino e ci saranno 8 o 9 quadri miei solo sugli alberi. Come mai solo alberi? Perché è un argomento che mi hanno chiesto molto e siccome mi stanno chiedendo tutti questi quadri di alberi su Facebook, allora ho deciso di fare come tema questa serata gli alberi, quindi i replicanti, perché sono tutti quadri dove tu vedi che si ripetono però con colori diversi e con sfumature diverse. Però qualcosa di comune, quadri che saranno lì se non erro fino al 2 giugno, tu sarai la presentazione, esatto. Però i quadri ci saranno fino esatto. al 2. Io sabato sarò lì dalle 16 alle 24, naturalmente chi vuole un aperitivo con me sarà un piacere, quindi chi passa per il centro via Marsala in piena zona universitaria è anche carino da passeggiare. E poi fino al 2 di giugno ci sono i miei quadri esposti, esatto. Beh, io parteciperò sicuramente, come ti ho già detto, all'inaugurazione. Grazie. Poi insomma, io ti seguo su Facebook, noi siamo amici al di là dei social, della TV e della radio, a prescindere dei mercati, di tutto, però lo seguo anche artisticamente e lo ammiro molto, lo apprezzo molto, Fabrizio è veramente bravo. L'albero poi tra l'altro è, diciamo, per eccellenza il simbolo della vita anche, quindi è molto bello il fatto che si dedichi una mostra intera agli alberi, i tuoi sono molto 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 particolari e molto realistici. Posso io fare una visti. Domanda? Certo. A chi ti ispiri come grande artista nella storia o chi è, quale periodo storico ti ha affascinato? Guarda, è una domanda che mi fanno sempre, però in realtà un artista c'ha il suo input, naturalmente quando mi chiedono quanto ci metti a fare un quadro, io dico 30 anni, perché è 30 anni che io faccio queste cose, quindi ho avuto un blackout di 10, ma ormai quello sono tanti anni che è passato. E, ci sono quegli artisti che però tu preferisci perché ti danno più emozioni. Certo. Sicuramente Monet nell'Ottocento è uno che mi ha dato molte emozioni. Ti ho pensato. Klimt sicuramente mi ha dato molte emozioni, Hopper che è un grande artista americano mi ha dato molte emozioni. Quando vado a Roma che vedo Caravaggio però rimango sempre emozionato, quindi ci sono varie epoche, poi ogni artista ha la sua, ecco, sapete che la mia caratteristica principale è che io riciclo il materiale, quindi questi sono tutti legni gettati, plastiche buttate via, compensati, lasciati nei cassetti, io le prendo, ci dipingo sopra e per me è un modo per ridar vita a,
a una cosa che era buttata. Quindi quello è il mio messaggio principale. Ho anche qui il tuo volantino. Sì, questo qui è la brochure. Sono anche acquistabili i quadri? Certo, i quadri sono in vendita come tutte le mie mostre, certamente. Ovviamente chi vorrà acquistarlo, invece che acquistarlo direttamente su Facebook, le acquista direttamente. Bellissima la mostra sugli alberi, io auspico però un giorno che tu faccia una mostra sui tuoi girasoli, sai che io li apprezzo molto, sui fiori in generale che tu comunque disegni, ma io sono un amante dei girasoli e insomma. C'è una bella idea in questo locale di fare un evento ogni mese, intanto partiamo con questo evento sugli alberi, sabato dalle 16 alle 24, chi vuole venirmi a trovare sarà un piacere, il locale è anche molto carino. Poi ci sarà anche la musica, quindi insomma è una serata secondo me piacevole al di là dei miei quadri. Quindi sì, sicuramente, ma ci saremo anch'io Giada e insomma Preci. So che mi avete già catturato. Buona parte, esatto, di Punto Radio parteciperà. Sappiamo anche se su Instagram, Facebook, sì, si scrivono. Certo, c'è anche il mio sito, lì si è scritto tutto, lo sapete, chi verrà poi avrà, può prendere le brochure, può prendere quello che vuole. Ormai chi... Bologna perché io ho sempre esposto in tutta Italia, quest'anno ho fatto un sacco di mostre in giro, Pescara, Perugia, a Lanciano, Milano, cioè ho esposto in tanti posti, finalmente ho detto vabbè facciamo una cosa carina a Bologna e allora partiamo con questa cosa qua. Perciò ormai è il tuo primo lavoro questo? Ormai è il tuo primo lavoro. Sta quasi diventando la mia prima attività, sì, infatti. Siamo negli ultimi 5 minuti, purtroppo nati, cominciamo a salutare un po' gli ospiti. Certo. Ahimè. Partiamo questa volta dalla mia sinistra con Andrea Poltrini. Dove ci vediamo? Dove ti vediamo prossimamente? Sappiamo anche che sei sempre con gli amici di Sergio. Non dirlo. No, alla cosa. No, stasera non ci sono. No, non il 5 giugno. No, non il 5 25, giugno. No, il 5 giugno. Il 25. Beh, il 25 è la mia mostra, certo, ok, okay certo. Poi dopo, ti aspetto, chiaramente, mercoledì 5. Alle tanti al top, sì, tanti torno 19, sì. A 19 a Corticella. Al Biavati, sì, Biavati. No, centro di Corticella, enorme, meraviglioso. Da tempo. E quindi c'è altri. C'è qualche altro giocatore, si rivolga da Lori e sicuramente verrà accolto a braccia aperte, perché comunque noi siamo lì per anche con gli amici di Sandro, certo, perché c'è gli amici di Isabella e gli amici di Sandro, esatto. Sempre eventi benefici, quindi esatto. Quando ci raduniamo tutti quanti è sempre molto bello, perché ci si rivede, ci si riabbraccia. È sempre molto partecipato questi eventi qua di 3 minuti. Esatto. È molto bello. Poi Fabrizio, sei anche te spesso a queste partite? No, sono stato convocato anch'io. Spesso, spesso gioco con lui. Spesso gioco con lui. Spero di giocare insieme, non contro, perché è meglio. Quindi questo è sicuro. E quindi anche lì sarà una serata carina, perché ci sono tutti questi ex giocatori, veterani che fanno questa partita. Prima o dopo delle premiazioni della prima, seconda e terza categoria, esatto, dilettanti? Sì. Prima, penso prima. Prima, seconda e terza categoria dilettanti. Manca un minuto, sì, grazie un minuto. Davide. Riassumo, sport, brevemente. Scuola e salute, la politica sportiva di fronte alle nuove sfide, lunedì 3 giugno ore 18 insieme al Comune di Bologna, al CONI, al CIP che è il Comitato Italiano Paralimpico, perciò Sport Handicap, e insieme a due importanti giuristi come il professor De Otto e l'avvocato Ernesto Russo, chiaramente presenti Bruno Molea, il presidente nazionale dell'AICS, io che modererò, e AICS Regione Emilia Romagna e il provinciale rappresentati appunto da presidente e vicepresidente. Grazie Natascia, complimenti ancora per voi, grazie mille. Di grazie, infatti ringrazio Mona Lisa via Marconi 3 Bologna per l'outfit veramente bello ed elegante. Brevemente, dove sarai tu prossimamente? Io sarò sempre in Piazzola il venerdì e il sabato, sarò appunto a Radio giovedì dalle 16 alle 17 e al mercato di Piazza Ottagosto il lunedì, il martedì e il mercoledì. Concludiamo quindi con la solita massima, Fabri, cosa dici? Assolutamente sì, te la devi fare sempre quella. Sulla 1 andiamo sempre. Le strade difficili spesso portano a destinazioni bellissime. Un bacione lunedì alle 18, sempre su Rete 8, vi aspettiamo. Ciao. Un bacio. Ciao. Vai, è andato. 19:09, dai, come minuto va bene.